in onda SOS Fisco, al servizio dei contribuenti. Un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi. Condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi. Benvenuti a Radio Dolce Vita SOS Fisco, la rubrica come al solito tutti i martedì alle 18.10 e in replica il venerdì alle 12.10. Oggi puntata interessante perché sentiremo sia il direttore di Affari Italiani, Angelo Perrino, ma avremo anche ospite il vicepresidente della Sesta Commissione Finanze, l'onorevole Gusmeroli. È una puntata interessante perché metteremo un po' il focus su quello che saranno anche le manovre fiscali dei prossimi mesi e anche probabilmente dei prossimi anni, quindi diamo il benvenuto al dottor Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, e al vicepresidente della Sesta Commissione Finanze della Camera, onorevole Gusmeroli. Benvenuti. Direttore, ben arrivato. Indicativamente parliamo di fisco, di contabilità, di economia e di finanza, ma il momento storico non ci permette di non parlare, scusi la doppia negazione, dell'attualità, perché l'attualità è un'attualità che ci mette da un certo punto di vista un po' in ansia, perché aspettavamo ad esempio il decreto ristori quinques e quindi non sappiamo che fine farà. Aspettavamo una serie di adempimenti, ricordo che il governo Conte ha lasciato in sospeso 547 decreti attuativi, quindi non proprio poco. Stiamo ancora navigando così a vista sul bonus 110%, cioè non abbiamo ancora chiaro cosa succederà con il governo Draghi. Considerato che lei ha una visione a 360 gradi e quindi non solo economico-finanziaria, leggevo un po' i suoi articoli su Affari Italiani, che tra l'altro è un giornale che leggo tutte le mattine perché mi interessa, perché è un giornale d'inchiesta, perché mi fa molto piacere leggerlo. Ecco, ci piacerebbe un suo commento così, visto e considerato che lei l'ha anche intervistato il presidente Conte e quindi probabilmente conoscerà anche Draghi, quello che si dice dietro le quinte, insomma, cosa ci aspetterà? Questa è una bella domanda. Che dire, sì, Conte lo conosco bene, io d'estate organizzo nel mio paese d'origine, che è in Puglia, in Ciglia Messapica, una manifestazione che si chiama La Piazza, che vorrebbe essere un po' come l'Ambrosetti a Villa d'Este in settembre, senza, diciamo, falsa modestia. Mi piacerebbe ripetere questo momento di confronto storico sul lago di Como, ripeterò al sud per fare qualcosa perché questo nostro sud parli. E quindi mi sono messo a disposizione del mio paese, del comune, e ho portato per 3 anni di seguito, gli ultimi 3 anni, molti politici, Salvini, la Meloni e anche Conte. Per ben 3 anni ho fatto una triplette come l'Inter di Mourinho. E quindi conosco bene Conte, non conosco allo stesso modo Draghi personalmente, ma ne conosco le gesta, diciamo. Che previsioni faccio? Mi par di capire che le circostanze complessive vogliono che il governo Draghi nasca, ce lo impongono le circostanze, volenti o nolenti. Ci si interroga su quale sarà l'ampiezza della sua maggioranza. E mi pare che grosso modo è rimasta solo un'incertezza all'interno dei grillini. I grillini entreranno, ma in qualche modo dimezzati, decapitati della parte più integralista, diciamo, più verginella, ecco, quella che meno vuole contaminarsi, quella dei Battista, delle Lezze, eccetera. Si è parlato tanto, direttore, in questi giorni si è parlato tanto appunto della fine di uno vale uno, cioè con l'arrivo di Draghi si sta parlando di esperienza, di capacità, di vita vissuta, di titoli, di meritocrazia, cioè l'idea dell'uno vale uno sta venendo meno e nel momento in cui viene meno l'idea dell'uno vale uno, noi professionisti siamo un po' più sollevati perché siamo certi che sicuramente arriveranno decisioni anche impopolari, però nello stesso tempo preferiamo decisioni impopolari ma decisioni certe, decisioni prese in fretta e che alla fine ci venga detta la verità. Noi siamo il diaframma tra il contribuente e lo Stato, quindi non possiamo continuare a fare altri mesi
nell'incertezza come abbiamo fatto in questi 12 mesi. Quindi quest'idea che venga meno l'uno vale uno, mi piaceva un po' il suo commento su questo. Sì, questo assolutamente è una delle cose positive. Vi posso dire che in questo momento su Affari Italiani abbiamo appena messo uno studio di Reputation Rating che dice che la reputazione internazionale dell'Italia è cresciuta del 16%, effetto Draghi. Solo per essersi seduto lì nello studio di Montecitorio e aver avviato le consultazioni, la reputazione italiana è cresciuta del 16%. Ancora, sempre su Affari Italiani, abbiamo fatto uno studio sui tassi dei BTP decennali, sono scesi sotto lo 0,5% per la prima volta nella storia. Dopo la svolta europeista di alcune forze politiche di centrodestra... Bravissimo, bravissimo. Il fattore è proprio questo, il fatto che le forze politiche anti-europee, diciamo, che erano la Lega e i grillini, hanno cambiato idea e quindi il rischio Italia è percepito molto meno insidioso. Quindi dobbiamo essere ottimisti. Lei dice arriveranno anche scelte impopolari, ma anche no, perché l'obiettivo è quello di agguantare queste risorse del Recovery Fund. E in questo senso chi meglio di Draghi può avvicinarci ai centri decisionali europei e garantire l'Europa sulla capacità che noi dovremmo avere di mantenere con coerenza gli impegni. Per cui l'austerità è stata messa da parte a livello europeo, quindi ora si dovranno effettuare investimenti per finanziare l'ammodernamento e le riforme di questa benedetta Italia. Quindi forse abbiamo l'occasione per risanare e fare ciò che non abbiamo fatto negli ultimi anni. Questo, diciamo, è lo scenario positivo. Poi voi siete uomini di economia e siete abituati anche a guardare lo scenario negativo, e dobbiamo farlo, è utile farlo, e lo scenario negativo è che accanto a Draghi, è come mandare Draghi a giocare nel Crotone, ecco, potrà risolvere qualche partita, cioè come mandare Ronaldo a giocare nel Crotone, potrà farci le sue giocate, ma se la squadra è quella che è, la società intorno è quella che è, le risorse finanziarie sono quelle che sono, il Crotone è lì, ecco. C'è un commento su Affari proprio su questo, il problema ora sono gli italiani, siamo in grado di accompagnare questa circostanza positiva legata alla professionalità e alla credibilità di quest'uomo con comportamenti virtuosi eccetera eccetera, e allora ricordiamoci gli evasori fiscali, e poi è un vostro tema, ricordiamoci i furbetti, ricordiamoci la criminalità organizzata, ricordiamoci la burocrazia infinita che blocca, allunga e complica le decisioni, ricordiamoci un sistema di partiti che sono diventati oramai delle lobby volte solo a procacciarsi potere e denaro. Insomma, di problemi questo paese ne ha, e un uomo solo al comando riuscirà a gestire tutto questo caos organizzato che data da qualche decennio. Quindi è una bella partita dove io non mi azzardo a fare previsioni. L'Italia, diceva Ennio Flaiano, l'Italia la situazione è grave ma non seria, diceva di noi italiani. Quindi pensiamo positivo, però ecco, dobbiamo tutti accompagnare questo fattore di dubbio di successo, emendandoci tutti e comportandoci in modo coerente, mettendoci tutti un po' della nostra professionalità, appunto, delle competenze che abbiamo, ciascuno nel suo mestiere, nella sua vita quotidiana, perché questo paese svolti, perché ora siamo cominciati malissimo, tra l'epidemia, tra il crollo della produzione industriale, tra il numero di morti che è il più alto del mondo, insomma, non c'è molto da essere ottimisti. Proprio perché parliamo di professionalità, è vero che è un ruolo fondamentale, il ruolo del tributarista, ma è altrettanto vero
che bisogna cominciare ad insegnare e a formare anche l'imprenditore, cioè dobbiamo cercare di alzare l'asticella, dobbiamo cercare che queste piccole imprese, diciamo molto spesso gestite a livello familiare, possano cominciare a competere con tutta l'Europa. Io faccio un esempio semplicissimo, che è un esempio che ho appreso da una relazione fatta dal nostro presidente Roberto Falcone, che tra l'altro è un conterraneo del direttore, quando dice: noi in Italia dedichiamo 30 giorni alle scartoffie, alla burocrazia, quando nel resto d'Europa dedicano non più di 21 giorni, c'è una differenza di 9 giorni, che sono 9 giorni tolti alla programmazione, tolti al commercio, al business plan, cioè tolti a quello che dovrebbe essere in realtà la vera attività imprenditoriale. Noi dedichiamo 9 giorni in più rispetto al resto d'Europa. Volevo fare un'altra domanda al direttore, che non ha nulla a che fare con l'aspetto fiscale, ma è un articolo che leggevo con grande attenzione su Affari Italiani, quell'indagine che è emersa in Germania in riferimento agli scienziati che sono stati in un qualche modo chiamati dal Ministero degli Interni per definire quelli che erano gli indici per poi fare il lockdown in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, questa indagine qua, questo articolo mi ha molto incuriosito, perché ovviamente l'Europa possiamo considerarlo un po' un paese armonizzato da questo punto di vista, quindi è difficile pensare che in Germania sia successa una cosa, in Francia non sia successa, piuttosto che in Italia. Quindi mi piaceva un commento su questo, perché siamo ancora nel mezzo della pandemia, non abbiamo ancora completamente passato il guado, quindi questo articolo mi ha particolarmente incuriosito. Sì, purtroppo sì, devo confermare che quello che lei ha letto è proprio vero, cioè il Ministero dell'Interno tedesco ha incaricato degli scienziati di giustificare il lockdown e quindi di produrre dati che in qualche modo sostenessero davanti all'opinione pubblica l'esigenza di chiudere e di tappare la gente in casa, di chiudere attività, eccetera, eccetera. Tanto che noi ci siamo domandati: ma l'indipendenza della scienza dove è finita? Il massimo istituto tedesco, Robert Koch, che ha fatto esplodere lo scandalo di questi scienziati, niente, si rileva un metodo da stato autoritario del governo tedesco. Il mio giornalista scrive che i giornalisti del quotidiano Die Welt sono riusciti a ottenere, dopo una lunga battaglia dei loro avvocati, la corrispondenza avutasi durante la prima ondata pandemica, marzo 2020, tra il Ministero dell'Interno tedesco e l'Istituto Robert Koch, organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive di tutta la Germania. Quindi è come se il nostro CTS avesse dialogato con Affari Italiani, diciamo. Dalla lunga corrispondenza via mail, più di 200 pagine, risulta che il Ministero dell'Interno abbia incaricato i ricercatori dell'Istituto Koch e di altre istituzioni di creare un modello di calcolo che giustificasse le misure dure di lockdown prese poi dal governo tedesco. Nel documento, che doveva restare segreto, si parla di misure di natura preventiva e repressiva. Il resto ve lo risparmio, se volete, su Affari è scritta questa cosa. E non ci dobbiamo stupire, noi su Affari Italiani sin dall'inizio abbiamo sostenuto una linea di responsabilità rispetto alla pandemia, ma anche di forte critica a certe incongruenze del sistema, che partono dal divieto di effettuare le autopsie, che fu una delle più grandi stupidaggini responsabile di tante morti, perché solo dopo e grazie ai medici disobbedienti che fecero l'autopsia contravvenendo agli ordini superiori, si scoprì che il problema non stava nei polmoni, ma sta nelle vene, nelle trombosi che si determinavano, e invece si curava in qualche modo accelerando la morte del paziente. Ecco, questa è una delle cose più atroci. Siamo impegnati in questi giorni in una azione volta a indicare al nuovo governo le responsabilità del Ministero della Salute, e chiedendo che lì ci sia discontinuità,
perché anche da noi di stupidaggini e di porcherie ne abbiamo viste tante e molte decisioni potevano essere evitate e dobbiamo riprendere in mano questa situazione mettendo persone competenti. Il ministro della salute non ha nessuna competenza, è laureato in scienze politiche, laurea per carità del massimo rispetto, ma non c'entra nulla con le questioni della sanità. In ospedale credo ci sia entrato per cura e è finito lì per meriti da Manuele Cencelli, perché essendo un esponente di LeU che partecipava alla maggioranza del precedente governo si sono spartite le poltrone e bisognava dare a LeU una poltrona di media grandezza, di buona spesa come il Ministero della Salute. Peccato che a complicare le logiche spartitorie del potere sia arrivata questa pandemia che ci ha trovati con un personale impreparato, veniamo proprio alla nostra questione della competenza, che ha prodotto questi danni. È triste dirlo, ma tanti italiani che non ci sono più potevano ancora restare in vita se avessimo gestito meglio la pandemia. Direttore, le sue parole sono veramente come pietre, ma non sono certo da non condividere, perché a dire la verità ho scelto questo articolo anche per alleggerire leggermente l'aspetto tecnico, perché mi aveva colpito particolarmente e perché anche noi come tributaristi comunque facciamo parte di una vita reale, non è che siamo solo chiusi nei nostri uffici, abbiamo perso anche colleghi, abbiamo avuto problemi nelle nostre famiglie per via della pandemia, quindi la salute rimane sempre prima di tutto. Io dico sempre, non esiste economia senza salute, ma è altrettanto vero che non esiste salute senza economia, qualcuno deve pagare la salute. Ho appena visto adesso in regia l'onorevole collegato, quindi grazie onorevole di essere con noi. Ti ringrazio dell'invito, ovviamente è un momento particolare, è finito fortunatamente il governo Conte, quindi questo è uno dei temi. Per ciò che riguarda la mia commissione, la Commissione Finanze, noi stiamo facendo una serie di audizioni sulla possibile riforma dell'IRPEF. Io sono, come voi, un collega, faccio commercialista e quindi mi occupo della materia ormai da tantissimi anni. Le anticipo, onorevole, che noi saremo da lei l'8 di marzo. No, non è una minaccia, eh? No, siete auditi. Anticipo già che manderemo il documento, così lo potete vedere qualche giorno prima, però insomma io sarò insieme al presidente Falcone uno di quelli che diciamo presenzierà l'audizione. Va bene, allora avremo modo di vederci. È sicuramente un ciclo di audizioni molto interessante, non so se voi avete avuto modo di ascoltarle, comunque sono tutte sulla web TV, quindi potete sicuramente ascoltarle. Ovviamente ogni audito porta il suo vissuto, la sua esperienza e vi sono tantissime suggestioni, chiamiamole così, perché la riforma fiscale, ecco, perché in realtà bisognerebbe parlare in modo un po' più vasto di riforma fiscale, è un tema sicuramente che ci riguarda, perché il nostro sistema è tra i più complicati al mondo, a detta della Banca Mondiale, e tra sistemi che tassano di più. Quindi questi due concetti bisognerebbe cercare di declinarli in una riforma con una forte semplificazione, quindi, e dall'altro lato anche, ove possibile, una diminuzione della pressione fiscale. Onorevole, la interrompo un attimo perché prima io ho posto una domanda che è venuta spontanea, diciamo, dopo le consultazioni che il presidente Salvini ha fatto con Draghi, e uscendo oltre a varie proposte è emersa quella della pace fiscale. Ecco, lei sa che per noi questo è un argomento importantissimo, quasi dirimente, perché se vogliamo fare una vera riforma e se vogliamo cominciare a portare in bonus tantissimi dei contribuenti e anche tantissimi dei cittadini che purtroppo sono in quei famosi 1.000 miliardi del magazzino di Ader, dobbiamo per forza di cose passare per una pace fiscale.
Prima il direttore parlava di filosofia e di etica, mi è piaciuto molto il fatto che molto spesso poi bisticcino tra di loro, perché quando parliamo di condono, di pace fiscale, molto spesso si alzano le levate di scudi in merito all'etica. Ma qui dobbiamo cercare in realtà di chiudere il cerchio, di fare anche un po' di conti. Quindi mi piacerebbe sapere da lei, onorevole, le ultime su questa idea. Beh, allora diciamo che in Commissione Finanze è stata depositata ed è incardinata, quindi che è un po' diverso da depositare un progetto di legge, cioè ha iniziato l'iter proprio sulla pace fiscale, ed è un progetto di legge dell'onorevole Bitonci, firmato da sottoscritto, e riguarda un po' tutti i temi che immagino siano cari a tutti i professionisti, ma soprattutto alle piccole e medie imprese, artigiani e commercianti. Quindi parliamo di rottamazione quater, parliamo di saldo e stralcio, parliamo di tutta la parte relativa al contenzioso fiscale. Ma guardate che in questo momento tutto il tema fiscale è tutto depositato in Commissione Finanze con tutti i progetti di legge. Allora, c'è questo progetto di legge dell'onorevole Bitonci della pace fiscale, c'è il progetto di legge del sottoscritto sulla flat tax incrementale, quindi sugli incrementi di reddito declinato insieme a una compliance, cioè al raggiungimento di un determinato livello di reddito c'è l'esenzione da accertamento. Ecco, quindi poi c'è il progetto di legge, parliamo di tutte cose incardinate che quindi stanno seguendo un certo iter di approvazione, c'è il progetto di legge sulla circolazione dei crediti fiscali, quindi sappiamo che come professionisti siamo fisiologicamente a credito e che la manovra di bilancio del 2020, fatta a dicembre 2019, ha bloccato i crediti fiscali per lo più dei professionisti da gennaio e li ha portati a dicembre. Ecco, c'è un progetto di legge sempre del sottoscritto che permetterebbe di far circolare in compensazione, in utilizzo proprio come fosse una moneta, da gennaio a dicembre quei crediti fiscali. Poi c'è un progetto di legge sulla semplificazione, sempre del sottoscritto, ovviamente sempre con gli altri colleghi, che riguarda altri tipi di pace fiscale come la sanatoria e regolarità formali, che io credo che potrebbe tornare utile per ciò che riguarda tutta la questione dei bonus, perché sbagliare in questo momento il bonus, non perché si vuole evadere il fisco, ma perché la materia è complicatissima, è uno dei tanti temi. Ma nella semplificazione ci sono l'abolizione dell'esterometro o lo spostamento a farlo diventare annuale, ci sono tante altre piccole semplificazioni, l'abolizione di una serie di imposte, parliamo di una trentina di imposte che ho inserito in questo progetto di legge, che ha un gettito totale, cioè sono 30 imposte che danno un gettito totale di 684 milioni di euro. Cioè, questo è per dirvi che se nel bilancio dello Stato, che sono 400 miliardi di euro, trovano 684 milioni, e non è impossibile assolutamente, aboliamo 30 imposte. Cioè, in questo momento c'è tantissima materia nella mia commissione che può essere utilizzata dal futuro governo Draghi per migliorare il sistema fiscale in termini di semplificazione, abolizione di alcune imposte, accorpamenti di alcune imposte. Pensiamo per esempio all'IRAP. L'IRAP è un'imposta già di per sé molto odiata perché colpiva anche le perdite, quindi le imprese in perdita si trovavano per effetto della sua base imponibile a pagare le imposte. Però ormai è talmente residuale l'applicazione dell'IRAP che potrebbe essere tranquillamente fusa con l'IRES o con l'IRPEF, e anche in questo caso avremmo
un processo di semplificazione. Qualche settimana fa, per la precisione 2 settimane fa, ho fatto una puntata molto interessante con l'avvocato Villani, l'avvocato Maurizio Villani, che ha depositato tra l'altro un progetto di legge per la riforma del contenzioso tributario, e quando gli abbiamo fatto la domanda sulla pace fiscale, sul condono volgarmente detto, si è un po' inalberato dicendo che non mi vengano a dire, e poi ci ha naturalmente spiegato anche il perché, che in realtà per quella che è l'IVA, cioè l'imposta armonizzata, perché trattasi di un'imposta europea, non si possa fare il condono. Ecco, lui ci spiegava in modo tecnico che sul pregresso questo è possibilissimo, non è possibile sul futuro, no? Quindi questa è una cosa molto importante, perché molto spesso leggiamo anche pubblicisti di un certo livello che continuano a dire ma però in realtà l'imposta sul valore aggiunto non può essere condonata. Ecco, niente di più falso, perché quella che in realtà... Basta guardare il passato, cioè tutti i condoni, io quasi me li ricordo tutti, nel senso che per gli anni di attività che ho alle spalle... E tutti riguardavano anche l'IVA e non sono mai stati poi alla fine, sì, c'è stata grande discussione, ma poi non ci sono state attività da parte della Comunità Europea di sanzioni o quant'altro, quindi alla fine poi il risultato è che se si vuole fare si fa. Tranquillamente, ecco. Siamo giunti al termine, io vorrei fare un'ultima battuta con il direttore, poi lasciamo l'ultima parola, abbiamo un minuto ciascuno, al vicepresidente Commissione Finanze. Prego, direttore. Ho ascoltato con interesse le molte proposte sul tavolo, che si possa passare presto all'esecuzione, perché come ho detto prima, sebbene vadano nella direzione di una sanatoria, secondo me sono comunque dei provvedimenti utili, e quindi vorrei chiedere magari un po' di tempistica al presidente Gusmeroli. Tutti quei progetti che vi ho detto, sono incardinati. Incardinati vuol dire che hanno iniziato l'iter, qui dipende molto dalla volontà politica dei partecipanti alla Commissione Finanze. Quindi è chiaro che se c'è un governo allargato, io direi che la pace fiscale che è depositata e incardinata, flat tax incrementale, PDL semplificazioni e compensazioni dei crediti fiscali, in teoria possono decollare velocissimamente. Grazie all'onorevole Gusmeroli, grazie al direttore Angelo Perrino di averci fatto compagnia per la puntata di oggi, una puntata interessante, spero che vi sia piaciuta, vi aspetto come tutti i martedì alle 18.10 e tutti i venerdì in replica alle 12.10 su Radio Dolce Vita. Un abbraccio dal vostro Riccardo Bizzarri. Abbiamo trasmesso SOS Fisco, al servizio dei contribuenti, un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi, condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi.